Sta per scadere il bando di concorso per allievi finanzieri. Siamo in frequenza con il capitano Michele Nocera, ben trovato. Salve a tutti. Sì, effettivamente il 27 maggio scadrà il concorso per titoli d'esami per il reclutamento di 965 allievi finanzieri, di cui 805 posti saranno destinati al contingente ordinario del corpo, mentre 160 per il contingente mare. Un po' in generale, di cosa si occupa la Guardia di Finanza? Certamente i concorrenti che parteciperanno al concorso, qualora risultassero vincitori, a prescindere dal contingente e dalla specializzazione che sceglieranno, entreranno in un'istituzione moderna, dinamica, altamente professionale e operativa in materia di polizia economico-finanziaria e del mare. Per scendere nel dettaglio, quando si parla di polizia economico-finanziaria, l'ambito di intervento di chi partecipa nel contingente ordinario del corpo, sicuramente al primo posto abbiamo la lotta all'evasione fiscale, che in termini pratici si estrinseca in una tutela nella crescita delle imprese sane. La Guardia di Finanza è impegnata nella lotta agli sprechi di risorse pubbliche, che possiamo tradurre quindi in termini concreti in incremento di mezzi e nel miglioramento dei servizi erogati, fino ad arrivare alla lotta al finanziamento del terrorismo, alla criminalità organizzata nella sua dimensione patrimoniale. Poi arrivare anche alla lotta della contraffazione, alla tutela del Made in Italy e nei diritti d'autore, che di fatto è un'attività che va sempre a tutelare la concorrenza e il libero funzionamento dei mercati, oltre che mira a difendere i consumatori finali. Inoltre, posso dire che chi ambisce a far parte della Guardia di Finanza, ambisce a far parte di un corpo speciale di polizia, militarmente organizzato, anche in grado di esprimere vicinanza attraverso azioni concrete nei confronti delle persone colpite dalle disgrazie della vita piuttosto che da calamità naturali. Chi vuole entrare nella Guardia di Finanza ambisce a far parte di una forza di polizia, passatemi il termine, economico-sociale, no? Una polizia i cui appartenenti garantiscono lo svolgimento di attività a protezione e a favore dei contribuenti. Naturalmente parliamo di quei contribuenti che fanno parte e costituiscono la parte, diciamo, sana della società, nonché di fatto un'amministrazione che protesa verso il cittadino onesto, verso l'impresa regolare, che in tutti i modi cerca di proteggere, tutelare e assicurare per un continuo progresso del sistema produttivo. Un'amministrazione che va verso un'economia legale, che tutela l'economia legale e il lavoro regolare. Come abbiamo detto all'inizio, il concorso è aperto anche per il contingente mare e che fa parte in più, in senso stretto, diciamo, del comparto aeronavale, perché la Guardia di Finanza, inoltre ai compiti che abbiamo appena illustrato, concorre alla sicurezza interna e esterna del paese, che ricomprende quindi in senso ampio un contrasto ai traffici illeciti di qualsiasi natura, anche quei traffici che avvengono via mare, nonché concorre alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla tutela dell'ambiente. È logico che in questi segmenti di intervento più specifici è importantissima l'attività del comparto aeronavale, che comunque agisce in sinergia con la componente territoriale, quindi con il contingente ordinario, sia da un lato per una tutela dei confini, ma in occasione di traffici per un accordo con il territorio per divenire il risultato migliore, quindi al contrasto dei traffici che vengono individuati. Io la ringrazio, capitano, per essere stato con noi. So che siete molto indaffarati, quindi la ringrazio per la vostra disponibilità. Grazie a voi per l'invito, avremo modo di sentirci qualora volesse essere utile approfondimenti. Grazie, arrivederci.